Oggi a parlare di compressori. Lo facciamo ripartendo dal concetto di lavoro di compressione che avete presentato nei corsi di termodinamica applicata di macchine. Quindi consideriamo un gas perfetto che si trovi allo stato termodinamico 1 e a una certa pressione, deve essere compresso, diciamo, fino alla pressione di mandata o pressione più con 3. Individuiamo con 1 lo stato iniziale del fluido, con 3 lo stato termodinamico alla fine del processo di compressione. Facciamo l'ipotesi nello schema del bilancio dell'energia che la velocità iniziale sia all'incirca uguale alla velocità finale a fine del processo di compressione. In questo caso, solita ipotesi di adiabaticità, il lavoro sarà pari all'entalpia di ristagno allo stato 3 finale meno l'entalpia di ristagno dello stato iniziale, visto che stiamo supponendo che la velocità il fluido possiede all'inizio e alla fine della trasformazione di compressione siano all'incirca uguali H3 meno H1. Diciamo, trattando il compressore, quindi la macchina operatrice, come al solito facciamo l'ipotesi di ritenere positivo il lavoro che è la macchina, cioè per... quindi l'equazione di energia in questo date le ipotesi che abbiamo fatto si riduce semplicemente al lavoro scambiato pari alla differenza tra l'entalpia H3 meno H1, H finale meno H iniziale. Ora, ci ricordiamo, sistema adiabatico, come al solito, se abbiamo a che fare con una trasformazione ideale, la trasformazione di compressione sarà un'isentropica, che porterà il fluido quindi dallo stato 1 allo stato 3S, 3 isentropico. In questo caso il lavoro isentropico quindi sarà dato dalla differenza tra l'entalpia H3S meno H1, ossia gas perfetto, facciamo l'ipotesi di calore specifico costante, lo possiamo descrivere, quindi nel caso di trasformazione ideale questa diventa Y, il lavoro ideale specifico legato alla, associato alla compressione pari ad H3S meno H1, ossia banalmente CP T3S meno T1. Come sappiamo fare bene, a questo punto ad esempio possiamo mettere in evidenza la temperatura T1 di inizio compressione. Abbiamo il rapporto tra temperatura finale e temperatura iniziale che, ricordandoci le leggi di isentropica, T3S su T1 è pari a T3 su T1 elevato a K-1 su K, dove come al solito K è il rapporto tra i valori specifici. Quindi banalmente compressione ideale, il lavoro ideale specifico lo possiamo esprimere in questi termini. Volendo ci ricordiamo che calore specifico a pressione costante dalle relazioni di Maier può anche essere espresso in funzione del K e in funzione della costante del gas, quindi KR su K-1. Abbiamo che il lavoro ideale specifico sarà KR su K-1 per la temperatura di inizio compressione per quello che chiamiamo rapporto di compressione beta. In questo caso P3 su P1, pressione di mandata su pressione di espirazione, elevato a K-1 su K-1. E questo per l'appunto è il lavoro ideale che associamo alla trasformazione di compressione. Bene che a causa di degradazioni in realtà
la compressione reale non è, una, non è descrivibile tramite una esentropia, perché ci sono le degradazioni di energia. Quindi in realtà il processo avverrà con un aumento di entropia. Il punto 3 si troverà a destra rispetto al punto 3S sul tipo Sobara, P con 3 o P con M, relativo alla pressione di andata. In questo caso, per l'appunto, fatto salvo quello che è il bilancio di conservazione di energia, quindi il lavoro reale sarà dato dalla differenza H3 meno H1, sempre il lavoro reale specifico riferito all'unità di massa soggetto al processo di compressione in un sistema aperto. Ripetiamo gli stessi identici passaggi, mettiamo in evidenza l'articolo 1, abbiamo il rapporto T3 su T1, questa volta se facciamo riferimento alla politropica reversibile equivalente che descrive il passaggio dallo stato termodinamico 1 allo stato termodinamico 3 di fine compressione che abbiamo nel caso di compressione reale, possiamo dire che il rapporto tra le temperature è pari al rapporto tra le pressioni elevate questa volta n-1 su n. Quindi il lavoro reale di compressione, chiamiamolo già lavoro di palettatura in quanto il lavoro che sarà scambiato tra le palle e il fluido, possiamo scriverlo appunto CPT1, quindi come al solito facciamo la sostituzione KR su K-1 per T con 1 per rapporto di compressione beta elevato a N-1 su N. Ripeto, N è l'esponente della politropica equivalente alla trasformazione di compressione. Trasformazione ideale di compressione, N sarà maggiore di K. Oppure, se teniamo presente che la variazione di entalpia di H è T ds più V del B, dove TDS nel nostro caso di trasformazione adiabatica è dovuta soltanto alla degradazione di energia meccanica in modo calore, quindi diciamo così, viviamo con la lavoro di attrito quella che era la degradazione dell'energia meccanica più V del P. Il lavoro di palettatura, stiamo facendo riferimento all'equazione dell'energia nella sua forma meccanica, può essere espresso come l'integrale dallo stato iniziale allo stato finale di V del P più quella che è la degradazione di energia meccanica. Possiamo svolgere questo integrale, tenendo conto appunto che qui abbiamo il volume specifico in funzione della pressione lungo la politropica equivalente da 1 a 3. Quindi lavoro scambiato pari a delta H, ossia pari all'integrale da 1 a 3 di V in P più quelle che sono le degradazioni di energia meccanica. La politropica equivalente P per V alla N uguale costante, uguale in particolare a P1, volume specifico dello stato 1 elevato a N. Quindi il volume specifico ad una certa pressione P lungo la nostra trasformazione sarà dato da V con 1 per P con 1 su T elevato ad 1 su N. Sostituiamo l'espressione del volume specifico all'interno del nostro integrale e lo integriamo. Banalmente abbiamo un dp su P elevato ad 1 su N, risolviamo l'integrale, otteniamo questa ulteriore espressione del lavoro di
di compressione, n su n-1 per rt1 per beta elevato a n-1 su n-1. Ciò deriva per l'appunto uguale all'integrale dello stato iniziale allo stato finale di v del t, ossia v con 1 per p con 1 elevato a 1 su n dp su p elevato a 1 su n più il lavoro di ascritto delle creazioni di energia meccanica in modo calore, che è essenzialmente questo. Quindi quando andiamo a svolgere questo integrale, questo è un termine costante, lo portiamo fuori, integrale da 1 a 3 di t elevato a meno 1 su n in dp uguale t elevato a meno 1 su n più 1 fratto meno 1 su n più 1 calcolato in corrispondenza dello stato 1 e dello stato 3, ossia 1, facciamo un po' di spazio, degradata più energia degradata uguale V1 per P1 elevato a 1 su n diviso n-1 su n e qui otterremo beta elevato a n-1 su n, p1 elevato a n-1 su n, quindi va a moltiplicare p1 elevato a 1 su n, resta banalmente p1. Da cui V1 per P1 io l'ho riscritto qui come R per T con 1. Ok? Quindi otteniamo appunto questa espressione del lavoro di palettatura N su N-1 per R T con 1. Vedete, è costruita in maniera simile a questa, l'unica differenza è che qui abbiamo l'esponente N invece dell'esponente K per beta elevato a N-1. Meno 1 e poi dobbiamo sempre considerare il lavoro della regressione dell'energia meccanica. Quindi, tre espressioni per il lavoro. In una semplicemente stiamo calcolando quello che è il lavoro associato a una trasformazione ideale, una trasformazione isentropica di compressione. Nella seconda abbiamo direttamente, in maniera esplicita, il lavoro reale, considerando che il fluido viene portato dallo stato 1 allo stato 3 e non allo stato 3 isentropico. Nella terza infine abbiamo sempre il lavoro
dove facciamo comprendere in maniera esplicita le declarazioni di energia meccanica, grazie alla formulazione dell'energia in forma meccanica, e poi abbiamo il lavoro in realtà di compressione reversibile associato alla trasformazione politopica equivalente 1-3. Se la trasformazione fosse reversibile, questo lavoro di attrito in realtà sarebbe un calore scambiato con l'esterno. In questo caso è la quantità di energia meccanica che si degrada e resta insieme al fluido in modo calore, per l'appunto. Noi siamo interessati, come al solito, all'efficienza di conversione. Prima idea, come siamo abituati a fare, consideriamo il rendimento isentropico, quindi andiamo a fare il rapporto Y effetto utile ottenuto rispetto al lavoro di reale effettivamente necessario per ottenere quell'effetto utile. Ovviamente questo e questo si semplifica, Cp per T1 è esattamente KRT1 per K-1, resta come rapporto di compressione elevato a K-1 su K-1 al numeratore fratto beta elevato a N-1 su N meno 1 di nuovo. Questo è il rendimento isentropico. In effetti, se come avete fatto nel corso di macchine, se andiamo un po' a ragionare sui vari lavori, varie espressioni del lavoro che possiamo ottenere, il rendimento isentropico non è tanto onesto per quanto riguarda la valutazione degli effetti della bontà con cui la macchina opera il processo di compressione, realizza il processo di compressione, perché c'è il famoso fenomeno di controrecupero, del controrecupero, ossia se facciamo qui piano TS, consideriamo sempre risolvere appunto le nostre tre trasformazioni di compressione. Facciamo il confronto in forma grafica tra il lavoro necessario per una compressione ideale isentropica e quello necessario invece per la compressione reale che ci porta nel punto 3. Voi ricordate che l'aria ottesa dall'isobare rappresenta in qualche modo il calore oppure il lavoro associato alla trasformazione. Perché fondamentalmente la differenza di entalpia, ad esempio H3S meno H1, se individuiamo il punto 3', alla stessa temperatura del punto 1, nei quadri in cui ci siamo messi, l'area sottesa dell'isobara tra il punto 3' e il punto 3S rappresenta effettivamente la differenza di entalpia che abbiamo tra H3S e H3', ossia la differenza di entalpia che abbiamo tra H3S e 1, e quindi il lavoro scambiato, infatti, visto che il nostro lavoro è proprio pari a quella differenza di entalpia. Quindi A3'3SB rappresenta il lavoro necessario nel caso della trasformazione isentropica, che ci siamo calcolati prima in termini analitici. A3'3C rappresenta invece il lavoro necessario nel caso di una trasformazione reale. Andando da 1 a 3, le declarazioni di energia meccanica sono pari all'integrale di T. Di T in DS, perché soltanto le declarazioni di energia meccanica fanno aumentare l'entropia, e quindi per il secondo principio della termodinamica, nel nostro caso di trasformazione adiabatica, si riduce appunto T DS uguale alle declarazioni di energia meccanica. Quindi le declarazioni di energia meccanica che noi abbiamo nel processo di compressione reale sono rappresentate dall'area B1, 3, 5. Quindi l'energia meccanica degradata nel processo di compressione in realtà è inferiore alla differenza tra il lavoro reale necessario per la compressione e quello ideale. Ricordate bene dal corso di macchine che questo accade perché
in realtà, quando passiamo dalla trasformazione ideale alla trasformazione reale, non dobbiamo, il lavoro aumenta non solo perché appunto c'è una parte del lavoro cellulare fluido che non rimane in cellulare fluido con energia meccanica, ma si degrada in energia termica. È quello appunto evidenziato da questa area di 1-3C. Ma abbiamo anche il problema che il fluido, questo calore, questa energia degradata in modo calore, riscalda ulteriormente il fluido, per cui a parità di pressione, durante la trasformazione reale, abbiamo a che fare con un fluido sempre un po' più caldo e quindi con un volume specifico un po' più grande. Quindi in realtà tende ad aumentare anche questo termine VDP. A parità di pressione, il volume specifico che abbiamo associato alla politropia equivalente, lungo il quale calcoliamo il lavoro di compressione, è maggiore di quello che abbiamo nel caso di trasformazione isentropica. Più aumenta il volume, più aumenta il lavoro necessario per la compressione, più aumenta il lavoro scambiato, perché il lavoro è VDP più una quarta per. Di quanto aumenta? Beh, aumenta dall'area rappresentata dal triangolo mistilineo 1-3-3S, che è proprio la differenza tra il lavoro reale, il lavoro ideale, tenendo conto di quelle che sono le degradazioni di energia meccanica. Quest'area ci esprime quello che chiamiamo lavoro di controrecupero. Nei liquidi non avevamo questo problema perché appunto non abbiamo una, avevamo assunto un liquido non idratabile, in realtà avevamo detto che le variazioni di temperatura e quindi di densità erano bassissime e non ce ne occupavamo proprio. Nel caso di una riforme di un gas invece il problema si manifesta. Quindi in realtà questo lavoro isentropico per l'appunto non è molto onesto nel rappresentare il funzionamento della macchina, la bontà con cui la macchina va a funzionare, conviene introdurre rendimento politropico di compressione, dove andiamo a confrontare proprio il lavoro associato alla politropica reversibile, quindi teniamo conto di quella che è la storia effettiva di variazione dei volumi durante la nostra trasformazione di compressione, e lo andiamo a rapportare ovviamente come al solito con quello che stiamo investendo nel processo di compressione, ossia il nostro lavoro di valutazione. Ora, il lavoro politropico associato effettivamente alla trasformazione di compressione politropica da 1 a 3 è rappresentato dall'area AB1-3-3'. In forma analitica ce lo siamo calcolato poc'anzi, è proprio questa espressione. Quindi il rendimento politropico sarà il rapporto tra, tra il lavoro politropico, tra questo che è il lavoro che chiamiamo lavoro politropico di compressione associato a una trasformazione reversibile e quello reale, in maniera che la differenza tra questi due termini appunto è soltanto quella imputabile alla degradazione di energia meccanica. Quando andiamo a fare questo rapporto, ovviamente RT1 e RT1 se ne vanno, beta elevato a N-1 e beta elevato a N-1 su N-1 si semplificano, quello che resta è il rapporto N su N-1 fratto K su K-1, ossia N per K-1 fratto N-1 per K. Questo è un rendimento un po' più onesto per la macchina, perché l'unica differenza che c'è tra questi due lavori è effettivamente l'energia meccanica degradata, quindi quella che associamo all'imperfezione della macchina. Difatti, a parte quelle che sono le manipolazioni matematiche,
possiamo vedere che per i moderni compressori centrifughi assiali che lavorano nel loro punto di progetto, praticamente abbiamo un rendimento politropico che si discosta abbastanza poco dalle varie realizzazioni. Parliamo soprattutto di realizzazioni di buona finitura. In genere, quando dobbiamo realizzare uno stadio di un compressore, sia esso centrifugo che assiale, possiamo, facendo le cose fatte bene ovviamente e realizzando poi con un buon grado di finitura la macchina, possiamo abbastanza essere certi che alla fine questa presenterà un rendimento politropico che si è compreso in un range piuttosto ristretto, 0,85-0,90. Ottima finitura, possiamo andare anche sopra questo 0,90 come rendimento politropico. Il rendimento isentropico viceversa dipenderà. Ricordate, il rendimento isentropico è quello più utilizzato invece dai sistemisti che devono andare a utilizzare la macchina con una scatola inserita all'interno di un impianto. Il rendimento isentropico in realtà dipende dal rendimento politropico e dipende dal rapporto di compressione. Difatti, se da qui ci ricaviamo n-1 su n, operazione che poi faremo sempre quando tratteremo i compressori assiali, in funzione di quello che è il rendimento politropico della compressione e in funzione di K-1 su K, ritorniamo un attimo all'espressione che avevamo del rendimento isentropico. Quindi vado a sostituire N-1 su N espresso in funzione di rendimento politropico e K-1 su K all'interno di questa espressione, otteniamo un legame tra il rendimento isentropico, il rendimento politropico, la costante K che caratterizza il fluido e il rapporto di compressione beta. Qui sono rappresentati gli andamenti del rendimento isentropico per un certo valore di K al variare del rapporto di compressione per vari rendimenti politropici imposti. Quindi passiamo da uno 0,95 fino a uno 0,75, la curva inferiore. Chiaro che, proprio per come sono costruiti i rendimenti, quello isentropico è sempre inferiore rispetto a quello politropico, tende a diminuire man mano che diminuisce il valore del rendimento politropico che stiamo considerando, e a parità di rendimento politropico tende a diminuire l'aumentare del rapporto di compressione, proprio perché si manifesta sempre in maniera più forte quell'effetto di maggior lavoro di compressione dovuto al fatto che il fluido è un po' più dilatato di quello che avremmo nel caso ideale. Quindi al crescere di beta in realtà il rendimento isentropico tende a diminuire pur restando costante sul costante rendimento. Rendimento isentropico e rendimento politropico diventano uguali tra di loro, in realtà per beta uguale 1. In realtà già per valori prossimi ad 1 sono molto molto simili, come potete vedere. Ad esempio, per un rapporto di compressioni pari a 2, qui abbiamo per rendimento politropico 0,95 e il rendimento isentropico vale circa 0,945, se andiamo a vedere quei dati. Quindi in realtà molto spesso il rendimento politropico viene anche chiamato il rendimento di piccolo stadio, proprio perché intendere se il rapporto di compressione è molto piccolo, in realtà i due rendimenti tendono a coincidere l'uno con l'altro, possono essere approssimati l'uno con l'altro. Ora, quello che ci interessa appunto è che nel momento che togliamo di mezzo quello che è l'influenza del lavoro di controllo di recupero, ci accorgiamo, ripeto, sia che per i compressori centrifughi sia per i compressori assiali, facendo le cose ben fatte al punto di design, possiamo puntare a rendimenti politropici molto alti e siamo abbastanza anche certi di qual è il valore che possiamo ottenere. 0,85-0,90. Normalmente l'approccio è quello di usare valori un pochino più bassi per i compressori centrifughi, valori un pochino più alti per i compressori assiali. In realtà poi se andiamo a vedere in quella che è la pratica attuale
non c'è tutta questa differenza tra le due tipologie di macchine, perché è vero, e lo rivedremo adesso nel proseguo di questa lezione e delle prossime, l'architettura di un compressore centrifugo è molto più complessa dell'architettura di un compressore assiale, il fluido deve fare più giri strani, soprattutto se abbiamo a che fare con macchine multistate. Però è anche vero che nel compressore centrifugo possiamo contare su quegli effetti che abbiamo visto legati al potenziale centrifugo, che abbiamo visto facendo la formulazione in diretta, scrivendo la formulazione in diretta di Aurelio, che aiutano nello scambio di lavoro fondamentalmente. Quindi i compressori assiali hanno sicuramente meno superficie bagnata del fluido, bagnata dal fluido, e quindi questo tende a far aumentare il rendimento poliedrico della macchina. I compressori centrifugo, ma non hanno effetti legati al potenziale centrifugo. I compressori assiali centrifugi viceversa hanno più superficie bagnata, un flusso un po' più caotico, un po' più complesso, ma si giovano dell'effetto legato al potenziale centrifugo, alla fine i rendimenti poliedrici delle due macchine tendono a essere simili. Partiamo dai diagrammi adimensionali adesso. Diagrammi di Berger per turbocompressori, c'è rappresentata anche una parte di relativi compressori rotativi, noi ci interessiamo soprattutto delle macchine pneumatiche. Sono riportati qui sopra anche le linee a coefficiente di carico costante, queste qui, evidenziate in bordone. Quelle che le isoline sono relativi ai rendimenti total to total di stadio. Questi sono diagrammi relativi a macchine monostadio, singoli stadi. Come vedete abbiamo una solida diversificazione, basse velocità specifiche sono più adatte alle macchine radiali. Velocità specifiche intermedie abbiamo le macchine a flusso misto, velocità specifiche elevate andiamo nel campo delle macchine assiali, con rendimenti che nel caso delle macchine radiali pure, seguendo quella che è la linea degli ottimi, arriviamo a sfiorare, ripeto, rendimento total to total, rendimenti isentropici, non polidropici in questo caso, arrivano a sfiorare lo 0,85. Il massimo ce l'abbiamo proprio per le macchine a flusso misto, poi per le macchine assiali tendiamo a ridiscendere come valore di rendimento. Questi diagrammi in realtà un po' vecchiotti, direi. Essendo diagrammi statistici fanno riferimento al parco esistente di quando sono stati costruiti, è chiaro che con i miglioramenti tecnologici poi in realtà si cerca sempre di migliorare quella che è l'efficienza. Vi faccio notare il coefficiente di carico, il rapporto tra il lavoro ideale e velocità caratteristica della macchina elevata al quadrato. I compressori centrifughi sfiorano come le isoline a coefficiente di carico costante crescono in questa direzione, arrivano a sfiorare come coefficiente di carico ottenibile 1. Le macchine assiali, vediamo qui la zona a 0,1, quindi possiamo ancora stare con un 0,2-0,3 considerando di spostarci in questa posizione verso le zone a minore efficienza. C'è una differenza fondamentale tra quello che è la capacità di scambiare lavoro a parità di velocità periferica delle macchine centradiali rispetto alle macchine assiali, in primis proprio legate a quell'effetto che vi dicevo prima. Macchine radiali abbiamo un potenziale centrifugo che ci aiuta nello scambio del lavoro, nelle macchine assiali ci dobbiamo affidare tutto alla deflessione del fluido, al cambio della quantità di moto che esso subisce nell'attraversamento della schiera di pane. Non possiamo esagerare perché qui abbiamo a che fare con macchine operatrici, il flusso deve essere rallentato sia nei condotti statorici che nei condotti rotorici, dobbiamo stare attenti a non esagerare nella deflessione, altrimenti abbiamo distacco della pompa. Questo è il motivo per cui fondamentalmente i coefficienti di carico delle macchine assiali sono molto bassi, molto più piccoli rispetto a quelli che possiamo avere per una macchina radiale. Giusto sempre un po'
po' di richiamo su quelle cose che avete visto bene nel corso di macchina, compressori in classificazione, centrifughi e assiali. Difatti i compressori centrifughi, il compressore centrifugo è una delle macchine dinamiche più diffuse in quello che è il panorama industriale, perché hanno buoni rendimenti di stadio, riescono a raggiungere, grazie a quel coefficiente di carico, possiamo tendere a 1 con lo stesso valore a cui possono tendere le pompe, se vi ricordate, possono raggiungere rapporti di compressione abbastanza elevati e hanno inoltre anche un buon comportamento in condizioni fuori progetto. Quando rivedremo le curve caratteristiche, richiameremo il fatto che le curve di un compressore centrifugo si prestano meglio, il compressore centrifugo si presta meglio ad adattarsi alle condizioni di fuori progetto. Del resto i compressori assiali sono macchine un po' particolari, macchine speciali, di solito realizzate su commissione, su specifica diretta, utilizzate soprattutto nei gruppi turbocassa, oppure in quelle applicazioni dove la macchina funziona prevalentemente a gruppo fisso, a punto fisso, tranne ovviamente le condizioni di transitorio o minime regolazioni di potenza. Quindi quando si hanno bisogno di grandissime portate di aria, prevalenze non troppo grandi, non troppo elevate, quindi non grossi rapporti di compressione, e la macchina la si può far lavorare in condizioni abbastanza stazionarie, in quel caso meglio un compressore assale che un compressore centrifugo, perché a pesi di ingombri minori, a parità di prestazioni, in realtà è più semplice da costruire rispetto a un compressore centrifugo, però ha più difficoltà di progetto, in questo senso appunto macchine speciali che in genere vengono disegnate ad hoc per quella che è l'applicazione. Adatte a lavorare a velocità specifiche più alte, quindi in condizioni di maggiore portata e minor capacità di scambiare lavoro rispetto al caso di un compressore centrifugo. Ora, vediamo un attimo, proprio partendo da quei dati, ricordando il diagramma di Berger, a che rapporto di compressione possiamo mirare con una geometria, con una tipologia di macchina piuttosto che un'altra. Ora, facciamo un caso un po' più realistico. Io volete fare adesso una pausa